Oncino, un fin nella parlata locale, è un piccolo comune dell'Alta Valle Po, in provincia di Cuneo, che sorge a 1220 metri d'altezza sul fianco sinistro della valle laterale percorsa dal torrente Lenta, affluente di destra del Po. Il paese beneficia di una posizione soleggiata, da cui è possibile ammirare un tipico panorama montano, costituito da piccole borgate e gruppi di case. Oncino si sviluppa su un territorio abbastanza vasto, che dovrebbe arrivare sui 50 km quadrati, ed ha una rete viaria abbastanza sviluppata, che per certi versi è abbastanza compromettente e richiede una ampia e difficoltosa manutenzione. Ho iniziato il mandato di sindaco nel maggio 2011 e ringrazio ancora la popolazione di Oncino per avermi accordato fiducia nell'intraprendere questa esperienza, questo impegno, con entusiasmo e con alto senso di responsabilità e di appartenenza a questa comunità dove praticamente sono cresciuto. La frazione Serre, situata sull'opposto versante del vallone, gode di una splendida vista sul Monviso, che con i suoi 3.841 metri costituisce anche la massima elevazione del comune. Il confine che lo separa da Crissolo e Pontechianale passa infatti sulla vetta del Re delle Alpi Cozie. Mi emoziona sempre pensare che gli attuali uffici comunali hanno preso il posto di quelle che erano le vecchie aule scolastiche, funzionanti da scuola elementare fino all'anno scolastico 1972-73. Quando eravamo due soli scolari, un periodo bellissimo. Bello ricordo di bambino di quell'inverno, in particolare della settimana bloccati dalla neve, senza luce, senza telefono e con le strade inagibili, tanto da non vedere arrivare la maestra per la lezione, e noi due alunni eravamo i più felici. Il nome del paese era anticamente Ulcium, poi divenuto Uncinum, forse per il fondo vallivo, che assume per l'appunto un aspetto ad uncino, elemento che si ritrova ancora oggi nello stemma comunale. La sua storia è ricca di persecuzioni religiose, di lapidi di tanti giovani caduti nelle guerre, di migrazioni e delle vicende di donne e uomini che hanno costruito un paesaggio armonico, adattando con rispetto la natura ai loro bisogni. Il suo passato è caratterizzato dalle vicende del Marchesato di Saluzzo, di cui Oncino fece ininterrottamente parte nel periodo compreso tra il 1142 e il 1548. La chiesa parrocchiale di Santo Stefano, che sorge sull'attuale Piazza Roma, ne rappresenta il fabbricato di maggior importanza. Questa chiesa era un palazzo signorile appartenente ai conti Saluzzo. Tra le due guerre, Don Bianco, che ha lavorato alla ristrutturazione alla grande di questo edificio, hanno scrostato tutto l'interno e sono arrivati a vedere che c'erano muri divisori che, una volta che la comunità di Oncino ha acquistato questa proprietà, l'ha comprata per farne la chiesa. Faceva parte anche della costruzione due parti laterali, a parte sinistra entrando, che è diventata una cappella, la cappella che noi adesso la chiamiamo cappella invernale, e la parte destra c'era una grande torre che era molto importante a motivo difensivo. Capoluoghi, frazioni, borgate, ponti, forni e mulini sono testimonianza di un passato florido e laborioso, intriso di sacrifici e fatiche, ma anche di attaccamento e amore della gente del posto alla propria terra.
nato qui a Oncino. Vengo su verso i primi di maggio, mungo le capre, faccio qualche tomino. Ho 82 tosate, più 26 capre, e sono 120 in tutto. Ci siamo insediate quassù io e mia mamma all'incirca 6 anni fa. Da 2 anni siamo partite effettivamente con questo agriturismo. Il nome è Le Mulattiere di Oncino e ci troviamo in Borgata Sant'Ilario. I motivi che ci hanno spinto a fare questa scelta sono vari: tornare a vivere la montagna e quindi valorizzarla e non lasciarla morire. Poi far rivivere questa casa, che comunque sarebbe stato il rischio di vederla crollare, sorta alla fine del 1800. La nostra scelta propone anche un'alternativa dal punto di vista della cucina, che coniuga la tradizione al fatto di soddisfare nuove esigenze alimentari. I nostri ospiti arrivano anche da altre regioni, perché qui possono trovare dei piatti vegetariani e vegani. Un'altra prerogativa di questa attività, io sono accompagnatrice naturalistica, è quella di approfittare delle nostre caprasseggiate, passeggiate naturalistiche che noi offriamo appunto lungo le mulattiere. I sentieri di montagna sarebbero da valorizzare al massimo, perché vi possono portare a conoscere sentieri di borgate dimenticate, conoscere il bosco di invasione, cosa può rappresentare. E quindi noi proponiamo queste passeggiate sempre, anche quando piove, soprattutto quando piove. È una cosa che piace moltissimo ai bambini, ma non solo, anche ai disabili e alle persone anziane. Io del 57 che sono a Oncino, c'era anche mia suocera ancora e abbiamo continuato l'attività che lei aveva dal 1870 qualche cosa. E lei purtroppo è mancata e sono rimasta titolare. Ho chiuso dal 2000, che purtroppo in supermercati e quei negozietti lì rimanevano un po' isolati, non c'era più niente, non c'era basta smercio, via. E sono venuta alle Bigori a aprire questa attività. Il Signore mi ha aiutata e abbiamo tirato avanti con i miei 2 figli, un figlio e una figlia, e pian pianino, lavorando, abbiamo tirato su questa attività, l'ho aperta io. E poi col passare degli anni ho lasciato l'attività a mia nuora e io sono sempre coadiuvante, io faccio quello che posso, le do una mano, perché ferma non posso resistere. Sono ben contenta di essere con i miei figli. I nipoti mi aiutano e io sono la più felice. Nella seconda metà dell'Ottocento si contavano 2000 residenti in Oncino e nelle sue borgate. Il lento esodo verso la pianura e le città industriali, soprattutto Torino, come anche l'emigrazione in Francia, hanno fatto drasticamente ridurre questo numero. Il montanaro in generale, al momento che viene rimosso dal suo luogo di origine, si ritrova in città dove e alla fine finisce per essere nessuno, mentre invece nel suo borgo, nel suo posto, era parte di una comunità che era costituita da tanti tasselli, ognuno aveva una sua caratteristica. Era tutta gente molto molto semplice, molto molto umile, però ciascuno era orgoglioso di questa sua caratteristica. Sono dipendente qui ad Oncino dall'aprile del 1981, precisamente dal primo di aprile. Il sistema di riscaldamento, c'era una piccola stufetta a cherosene che creava dei problemi, perché in caso di vento forte non si poteva accendere. Una volta riuscivi a fare tutto a mano, con lo stato civile, rilascio di carta d'identità, diritti di segreteria, ma adesso con tutte queste innovazioni forse è peggio, è più complicato. Oncino oggi conta sulla carta una 70 di residenti, che si riducono a poche decine di abitanti effettivamente stabili tutto l'anno. Sono tante però le persone che, motivate dall'attaccamento e dall'amore per la propria terra, mantengono vivo il loro legame col paese. Una sera stavamo chiacchierando, tac, è scattato un qualcosa e così ho iniziato. Ho registrato tutte le nascite che ci sono state, i matrimoni, morte. Per la mia famiglia ho iniziato da un peirasso Claudio e una peirasso Caterina, che si sono sposati nel 1652. Sono partita di lì ed è uscito tutto questo foglione con tutte le varie famiglie. Prima ho iniziato il comune, prendendo tutti i registri, poi in chiesa, e la chiesa parte dal 1600 e qualcosa,
in poi. Quelli della Chiesa sono scritti tutti in latino. Poi ho scoperto che ci sono questi archivi di Stato a Cuneo dove c'è tutto il periodo napoleonico, con i registri tutti scritti in francese. Ho fatto delle schede dove scrivi nome e cognome, dove sei nato, la data di nascita, padre e madre. Poi le ho numerate, ho 350 schede, 350 persone che sono nate dal 1621 ad oggi. Dalla prima scheda risali a tutte le altre. Per fare gli abbinamenti delle famiglie, fortunatamente scrivevano degli stranomi, soprannomi, chiamali come vuoi. Allora a quel punto lì riesci a combinare le famiglie. Abito qui dal 1985, anche se prima avevo già acquistato questa baita con l'intenzione di usarla poi quando finivo il lavoro, che il mio lavoro era nell'industria automobilistica, esattamente alla Pininfarina, e lavoravo come disegnatore e progettista di carrozzeria. Negli anni 80 ho sentito il desiderio di interrompere il lavoro. Il mio sogno è quello di riuscire a trovare un lavoro qui. Se tu veramente vuoi abitare in montagna, devi dimenticarti, non devi avere un collegamento con la pianura. La montagna ti dà parecchio, forse non è neanche uno sport, è una maniera di vivere. Dall'85 all'87 ho prodotto parecchie cose da vendere, tipo marmellate, legno, miele, pane. Un'altra attività è quella di ospitare persone che facciano delle escursioni invernali, ad esempio primaverili particolarmente, perché questa è una zona ideale, forse la zona più bella che c'è in Italia, si può dire, come sci alpinismo. Oncino ha una lunga tradizione di feste, consuetudini, ritrovi. Per quanto riguarda la carta stampata, il trimestrale lo Porto Vesse, il trimestrale Uncin, il quadrimestrale il giornale di Oncino e in ultimo la versione attuale Oncino in Comune, l'Unoste Bel País, che è il notiziario che rappresenta quell'organo di informazione comunale, ma che allo stesso tempo dà voce alla comunità oncinese e alla comunità parrocchiale. Tutto per lasciare un segno, una traccia della vita di un paese e della sua comunità, un segno di un amore e considerazione per la propria terra, così da tutelare e valorizzare quanto ricevuto in eredità senza voler stravolgere il contesto. Un bel segno di continuità sono rappresentati dai mercatini di Natale, i mercatini d'Uncin. È un evento che è mantenuto e valorizzato, che all'ultima domenica di novembre di ogni anno permette ai numerosi visitatori, sono veramente tanti visitatori, di respirare un'aria insolita, un clima di festa intima, rispettosa e ordinata, non invadente, immersi in uno scenario veramente incantevole. Oncino è caratterizzato da un volontariato vivo, associazioni culturali, ricreative, Buro Curdao, la Stella Alpina e il gruppo Alpini, che in varie occasioni hanno ravvivato il paese con bei e gioiosi momenti di incontro e con la raccolta di documentazione che resterà nel tempo a documentare la vita vissuta della gente di montagna, della gente di Oncino. Mi piace in particolar modo ricordare anche che nel 2014 Oncino, ospitando i campionati italiani di corsa in montagna, per due giorni ha potuto fregiarsi del titolo di capitale d'Italia della corsa in montagna. E sarebbe bello mantenere il tracciato percorso dai campioni. Il sentimento di appartenenza degli oncinesi si riscontra anche nel patrimonio urbano del comune, perché è distribuito in molti agglomerati,
che rappresentano un vero e proprio museo di architettura alpina, intatto nelle tipologie costruttive, nel quale è impressa la storia di questa gente di montagna, fatta di durissimo lavoro e di grande ma dignitosa povertà. Nel 1985 ho avuto l'occasione di fare il primo piano regolatore di Ancino. Questo piano regolatore è stata un'esperienza molto bella. Ho cercato di mettere tutto l'amore che avevo per la montagna in questo piano, nel senso di fare un piano che permettesse comunque alla gente lassù di vivere. Però d'altro canto cercasse anche di conservare, entro certi limiti, quello che era un patrimonio che doveva essere conservato e tramandato. E questo mi ha permesso di conoscere meglio la gente e meglio il posto. Era come un museo d'architettura all'aperto. Queste case erano state buona parte abbandonate, comunque non erano più comunque abitate, però erano rimaste tali quali. I livelli di comunicazione erano delle mulattiere interessanti, molte avevano dei ponti che ci sono ancora tutt'oggi. Il forno da pane era un forno che normalmente era collettivo, faceva parte della comunità di quella borgata. Una storia di emigrazione forzosa, ma anche di seconde case ben ristrutturate, frequentate regolarmente da chi ha trovato a Uncino un armonioso equilibrio per un insediamento a misura d'uomo. Per conto del comune di Uncino, su nomina della regione Piemonte, sono stato incaricato della ricognizione e accertamento del demanio civico presente nel territorio comunale di Uncino. Abbiamo provveduto con una prima ricerca storica nei documenti d'archivio, dopodiché abbiamo effettuato i sopralluoghi e accertato quelli che era lo stato di possesso delle occupazioni senza titolo o senza valido titolo. Questo mi ha permesso di conoscere il territorio comunale di Uncino, che ha delle valenze particolari dal punto di vista ambientale e architettonico. Il fatto di aver avuto la possibilità, e per questo ringrazio l'amministrazione, di poter effettuare questi sopralluoghi e fare il riconoscimento di tutte quelle che sono le proprietà del demanio civico, mi ha permesso anche di apprezzare quella che è la caratteristica architettonica degli insediamenti locali. Vorrei segnalare la presenza di un edificio che ha connotazioni architettoniche suggestive ed è un fabbricato che è posto poco a valle della piazza principale, forse un tempo un convento, forse un qualcosa già appartenuto a qualche personaggio particolare, caratterizzato da ampi porticati con delle facciate affrescate. Varrebbe la pena un recupero e una valorizzazione anche dal punto di vista così fruitivo di questo edificio. Poi abbiamo degli edifici sparsi che un tempo erano utilizzati forse principalmente per attività d'alpeggio, alcuni molto ben recuperati, merito va anche a molti progettisti che operano qua in zona, i quali sono sensibili e cercano di riproporre nella progettazione quella che è la tipologia costruttiva locale, che è caratterizzata principalmente da murature in pietra lavorata a vista, pietra locale, coperture a due falde con manti di copertura in lose e lause. Sono venuto a Uncino 18-20 anni fa più o meno. Ma mi ha contattato un geometra che era qua tramite il sindaco e abbiamo iniziato a lavorare. Ho avuto clienti nuovi e avanti, uno mi chiama, l'altro mi chiama e sono qua a lavorare. Pietre, muri, lose, e tetti e tutto. E mettere le lose, se non sei capace non riesci a metterle. Bisogna agganciarle, bisogna lavorarle, tagliarle, che faccia un bel lavoro, una bella figura. Lavoriamo anche la losa vecchia, sì sì. Ci va più tempo, però si fa. Mi trovo benissimo.
sono amico con tutti, parlo con tutti, bevo con tutti e mangio con tutti. Abbiamo cercato di superare un poco quello che era un concetto che c'era stato praticamente imposto dalla regione. Cioè le borgate erano considerate delle zone di tutela, delle aree in cui bisognava comunque intervenire con tante salvaguardie. Abbiamo cercato di fare un piccolo passo, un piccolo gradino. È un gradino che servirà a far sì che chi volesse oggi andarsi ad insediare nel comune di Oncino con delle attività economiche di carattere agricolo, anziché essere vincolato, come il primo piano prevedeva, a delle strutture che ricopiavano quelle esistenti, è permesso introdurre delle strutture le quali abbiano delle caratteristiche tecnologiche molto avanzate, con delle strutture decisamente molto più aggiornate, molto più tecnicamente valide, si possono ottenere dei risultati che forse giustificano anche un trasferimento in valle di giovani. Comincia a sentirsi abbastanza in Piemonte un certo ritorno dei giovani alla casa dei nonni, ma soprattutto ad abbandonare un certo tipo di vita di città per tornare a una vita completamente diversa. Oncino è caratterizzato da una serie di sentieri che rappresentano un anello escursionistico di singolare bellezza e varietà, capace di offrire la possibilità di incontrare la cultura alpina delle terre alte, dove la gente del posto continua con vivo orgoglio a esprimersi nella lingua di origine, il patois, ossia il provenzale alpino. Mi sono via, sono dal 32, sono nascente, l'hai, alle vigorie, c'è sempre fai l'uvazia, è un pastore, tanto buonore, si può perché... Ma mare io poi. Se stavo due anni alla meglio, abbigliato e gli altri in viaggio a Narlonco, cambiere, e fece una via. E quel che sta l'ultima per stai obbligato a lavorare. O stagli preano a queste, o stagli a preano ad altri travagli. Pica di due cose, ma ad altri travagli, io mi do troppo malato, Natale alle vacce. Avanza un po' di ma le sono cavei di nan, le sono cavei di nan, gli anni sono passati, sono diventi, si sta obbligati a tirare da qui, a fare una differenza, le patan facili. Allora Roberto filavo, gli ero di 20, 25, 30, 40, e le mie di loro, gli ricordi da giove, erano contenti, tu contenti, tu. Se il mio c'è, cane anche avanti. E domani se tu ti fermassi, ti fermassi. Il sistema di sentieri può permettere agli amanti della montagna di immergersi in ogni stagione in un ambiente fatto di serenità, silenzio e pace, in un suggestivo viaggio attraverso spunti culturali, artistici, paesaggistici e religiosi. Raggiungere Oncino capoluogo era anche distante, quindi si sono costruite altre chiese. Questo fatto che ce ne siano parecchie sparse sul territorio indica anche che la gente aveva proprio un senso di fede. Qui siamo alla chiesa Madonna del Belfaggio, forse la più antica che ci sia di Oncino. Sembra che risalga al 1100. Secondo la tradizione la Madonna sarebbe apparsa ad una ragazza e lei era su un faggio che è secolare, che è rimasto fino a poco tempo fa. Anche adesso vicino alla chiesa c'è un faggio secolare molto bello che si conserva appunto come attrattiva turistica. La festa è il 15 di agosto, l'Assunta, e c'è sempre un bel concorso di gente proprio perché il locale è caratteristico. Si parte dal capoluogo, da Oncino, dalla chiesa parrocchiale, e si viene giù in processione con lo stendardo e si arriva qui al santuario. È arrivato qui altra gente che confluisce dalla strada alla celebrazione della messa. Sì.
Sant'Anna e San Gioacchino, a Chiesa di Serre, si fanno normalmente la festa di Sant'Anna, qualche volta Sant'Anna e poi un po' più tardi San Gioacchino. Da alcuni anni le feste vengono celebrate insieme, l'ultima domenica di luglio. La cosa caratteristica è proprio questa, che Serre e Oncino sono proprio di fronte, su due colline diverse. Anche questa chiesa col campanile molto alto, che è molto caratteristico, il campanile che suona le ore dà proprio l'idea del tempo che passa, e anche se non c'è molta gente fa piacere pensare alla gente che è abitata in questi posti. A Sant'Ilario abbiamo due feste all'anno, l'ultima domenica di maggio, che viene chiamata Madonna delle Violette o Madonna del Bel Fiore, perché le donne del posto raccoglievano le violette e poi ne facevano profumi, per cui era anche una buona fonte di guadagno. L'ultima domenica di agosto c'è ancora la festa della Madonna Addolorata. Si fa la processione con la statua della Madonna e si va fino al pilone, che è un pochino più avanti, un pochino in discesa, un pilone che è stato ristrutturato dal comune poco tempo fa. Peculiarità di Oncino sono il rifugio nazionale del CAI, il primo rifugio nazionale del CAI, che sorge all'Alpetto a 2268 metri e che ora è trasformato in Museo degli Albori dell'Alpinismo. Un rifugio che per il momento era considerato estremamente interessante, in quanto gli alpinisti, non essendoci ancora il Quintino Sella, si appoggiavano all'Alpetto per andare al Monviso. Il rifugio dell'Alpetto è una piccola struttura, molto piccola, però estremamente interessante. Io ricordo che a metà degli anni Ottanta, nel fervore di trovare un qualche cosa che rilanciasse un po' il turismo a Oncino, avevamo organizzato proprio sull'Alpetto un grande incontro del CAI, facendo venire il Presidente Nazionale del CAI. Lassù all'Alpetto ci trovavamo in tantissima gente. Il fatto di aver costruito un rifugio nuovo lassù all'Alpetto, un rifugio che comunque una sua vita ce l'ha, il fatto che oggi in qualsiasi momento uno vada su e trovi sempre comunque della gente, vuol dire che comunque un certo successo l'ha avuto. Dal punto di vista carsico, Oncino offre anche spunti per la presenza di grotte sul territorio. Il Buco delle Fantine è la più conosciuta, e ultimamente anche altre scoperte presso la zona carsica di Rocca Bianca, che sono tuttora in fase di studio da parte di speleologi. Di notevole importanza anche la pietra verde del Monviso, ritrovata in buona parte sul territorio di Oncino, dove vi è tuttora traccia di numerosi luoghi di estrazione e di lavorazione. È stata per me una scoperta incredibilmente bella. Immaginare questi uomini preistorici che salivano lassù a cavare questa giadeite, poi la portavano giù vicino a Paesana, dove la lavoravano in modo leggermente maggiore, e poi di lì la esportavano come mezzo di scambio un po' in giro per il mondo di allora. Io sono convinto che se qualcuno riuscirà a gestire questa grande occasione, questa grande opportunità, che questa origine preistorica della giada in Oncino ci sta dando, sarà un modo veramente molto molto interessante per gestire un turismo di cultura. Anche solo vedendo il territorio come è stato tenuto, le case come sono state fatte, la fatica che è stata spesa su quel territorio, impastato di sudore e di fatica e di intelligenza dalla gente, veramente c'è da auspicarsi che queste cose continuino e che vengano apprezzate da tante persone. Ecco. Attualmente la gestione comunale sta cambiando, sta subendo delle trasformazioni. Abbiamo aderito volontariamente, su impulso anche di normativa nazionale, all'Unione Montana dei Comuni del Monviso, formata da tutti i comuni principalmente della Valle Po e della Valle Bronda. Siamo in una fase di inserimento e di rodaggio, ma credo che sicuramente sarà la risposta giusta per favorire la miglior fornitura di servizi a quanti vorranno vivere la montagna.